CIGEP 2018, prima intervista di questa edizione spettacolare della fiera del gelato, della pasticceria, della panificazione e del caffè. E iniziamo proprio dal caffè con un nome che è tra quelli più conclamati al mondo quale leader di mercato, Nescafè. Ci troviamo in compagnia di Alessandro Bottazzi, il responsabile Italia per il fuoricasa di Nescafè, e con Andrei Godina, che è uno specialista nel caffè e di cui poi avrete modo di saperne di più sul prossimo numero della rivista Vending News, il numero 32. Cominciamo proprio da te, Alessandro. Buongiorno intanto e benvenuto dinanzi ai microfoni di Horeca TV. Grazie, buongiorno. Prima ancora di passare a lui per farci spiegare una serie di cose tecniche, vorrei chiederti perché Nescafè qui a CIGEP 2018, lo scorso anno e due anni fa non c'eravate. Certo, questa è un po' il lancio, una rivoluzione per la marca Nescafè, e abbiamo scelto il CIGEP come lancio nazionale. Il lancio nazionale di Nescafè in grani, quindi Nescafè con estrazione a espresso, e questa è una grandissima novità. Il CIGEP ci sembrava la vetrina migliore, anche perché negli anni sempre di più ha preso il peso del caffè, essendo comunque la fiera della pasticceria, della gelateria, anche il caffè in questo mercato sempre più, diciamo, miscelato inizia ad avere un'importanza molto alta. Diciamo anche che oggi qui al CIGEP Nescafè celebra gli 80 anni della creazione del suo brand. Beh, questa è sicuramente un'occasione unica, perché 2018 compiamo 80 anni e 80 anni li celebriamo lanciando il caffè in grani, che sicuramente per noi è riconosciuto in un'altra forma di caffè, chiamiamola così, passiamo quindi al caffè in grani. Quindi questo è il massimo per noi, una rivoluzione unica. Quante sono le miscele presentate oggi qui al CIGEP? Oggi presentiamo tre miscele che abbiamo scelto secondo i gusti locali, questo ci preme dirlo perché siamo leader mondiali, il torrefattore numero uno al mondo, ma sicuramente abbiamo un grande rispetto, che è quello che è dovuto, nella scelta e nelle abitudini locali. Quindi lanciamo tre miscele che vanno da un 100% arabica, miscela perché è una miscela di due arabiche dal Colombia e dal Brasile, con diverse caratteristiche, certificato Rainforest Alliance, e come tutte le altre miscele anche certificato con Nescafè Plan, che è il piano di sostenibilità che abbiamo attivo su tutta la marca. Le altre due miscele sono miscele equilibrate, di arabica e robusta, non entro nel dettaglio, ma due miscele per coprire un po' tutte le esigenze del consumatore italiano. Qui a CIGEP le presentiamo come espresso, con estrazione espresso, le accompagniamo con una degustazione di cioccolato per dare importanza anche al servizio, che è uno dei tasselli importanti per avere un buon espresso, e presentiamo anche Espresso Menù, che è un po', diciamo, il riassunto della nostra marca, quindi il cuore è il caffè, caffè espresso, e anche un po' il viaggio intorno al mondo, quindi ricette di espresso che vengono come viene consumato l'espresso in giro per il mondo. Mi preme anche dire che non presentiamo solo tre miscele, ma presentiamo anche un modo professionale di proporre il caffè. Quindi grande enfasi, sì, certo, alla marca, al prodotto, ma siamo solo un quarto dell'importanza della qualità in tazza, perché poi abbiamo l'acqua, abbiamo l'operatore, abbiamo l'interazione macchina-operatore, quindi la macina. Quindi sono tanti gli elementi che servono per fare un buon espresso. Diciamo che noi aiutiamo l'operatore con tre ottime miscele e anche il know-how che forniamo per ottenere in tazza il meglio.
Io non nascondo che sono davvero decine le domande che vorrei poterti fare in merito a questa presentazione, ai prodotti presentati, ai mercati dell'oreca e del micro-oreca, come ormai l'ho soprannominato da un paio d'anni, pasticcerie, gelaterie, piccoli consumi. Però devo fermarmi e ti ringrazio nel frattempo, resta qui con noi perché vorrei chiedere a questo punto ad Andrei Godina, che è alla mia destra, intanto cosa pensi di queste tre miscele, dal momento che Nescafè è un brand che storicamente, soprattutto all'estero, è conosciuto solo ed esclusivamente per il caffè liofilizzato. Una premessa che farei, e mi fa piacere di essere stato invitato da Nescafè a questo evento, che oserei dire storico, perché dopo 80 anni di un certo tipologia di prodotto, Nescafè innova. Innova scegliendo poi anche il mercato italiano per fare qualcosa di innovativo, di fatto con grande know-how e tecnologia e sapere, e soprattutto anche con sostenibilità. La cosa interessante, come già accennato Alessandro prima, Nestlé nel suo complesso, io credo, a parte essere il più grande torrefattore al mondo, ma è il contenitore probabilmente più importante di know-how sulla filiera del caffè, non solamente dalla materia prima, passando poi assolutamente per la tostatura, ma su tutto quello che sono i piccoli anelli di controllo qualità che fanno una tazza di qualità. Io da qualche tempo con altri soci sono proprietario di una piantagione di caffè in Honduras, so che cosa vuol dire scegliere la giusta varietà botanica, fertilizzare la pianta nel modo corretto, fare il processamento della ciliegia nel modo giusto, con i tempi di fermentazione giusti, e lì dove ho la piantagione, per esempio il programma Nestlé è presente e ho toccato con mano di quanto questo aiuta la sostenibilità del chicco e di quanto bene anche si faccia all'intera filiera. Quindi i prodotti nascono da un background e da un environment assolutamente di grande rilievo, che mi ha permesso poi anche di essere qui per raccontare questa storia che pochi magari conoscono. A Losanna sono stato in un laboratorio appunto del gruppo di Nestlé a visitare i laboratori analitici dove si fa controllo qualità e ricerca sul caffè assolutamente di livello accademico, con un know-how che pochissimi al mondo hanno. Quindi io questo sottolineerei, e grazie anche a questo intervento e grazie all'invito di Alessandro e della Nescafè Italia potrò dire un domani: ma io c'ero, no, a questa svolta. E io credo che succederà qualcosa di molto interessante nei prossimi anni in Italia, perché non stiamo parlando solamente di introdurre al listino un nuovo prodotto, ma credo che parliamo di qualcosa di ben più importante. Esatto. Parliamo di sostenibilità. Intanto possiamo dire: c'eravamo anche noi quel giorno e abbiamo ripreso la conferenza stampa che presentava questi tre prodotti. Ma appunto, torniamo alla sostenibilità. Cosa pensi del metodo con cui Nestlé in tutto il mondo ha pensato di rendere sostenibile, anzitutto per i coltivatori, questo tipo di lavoro, quello del coltivatore di caffè, di ciliegie di caffè? Io magari la parte più tecnica la lascio ad Alessandro per il piano Nescafè Plan, esattamente cosa fa. Tenete presente che nei paesi produttori di caffè la maggior parte dei piccoli coltivatori vivono e riescono a sostenere la famiglia con 2-3 ettari di terra. Magari qui da noi sembrano tanti, ma in realtà per la coltivazione del caffè sono molto pochi. Quindi innanzitutto il prezzo del caffè a cui viene acquistato, dando per sottinteso che la qualità sia ottima, è un fattore assolutamente importante per il sostentamento della filiera e quindi per sostenibilità. Poi a valle e tutto ciò che succede dopo, io ci terrei ancora a sottolineare quanto in realtà la tazzina di caffè è buona, perché è sostenibile, perché è di qualità sul caffè verde, ma questo Alessandro poi ce lo racconta, ma c'è il barista di mezzo, quindi uno dei passaggi fondamentali è la figura umana che sta dietro alla macchina da caffè espresso e dietro alla tazzina. Nescafè, ed è uno dei motivi per i quali anche ho deciso di partecipare a questo lancio, che assieme ad un prodotto che lancia appunto sul mercato, propone in modo forte e importante la formazione del barista, e tutti noi ben sappiamo che in Italia molto spesso il caffè bevuto al bar non è buono e non è di qualità, perché non c'è una sufficiente formazione dell'operatore.
Sul Nescafé Plan ti lascerei Alessandro sì. Le due parole o glielo chiedi successivamente, perché ci sono dei passaggi molto importanti, quelli che dicevi tu, che riguardano il contadino, il lavoro nei campi e la formazione del coltivatore. Allora Andrea, intanto ti ringrazio. Voi avrete modo di saperne di più sia sul profilo di Andrei Godina sia sulle iniziative e sulle sue esperienze lavorative degli ultimi 25 anni proprio sì. sulla rivista Vending News, che potrete leggere anche in digitale su vendingnews.it nella sezione riviste. Grazie Andrei, nel frattempo resta qui che ho modo di chiedere con una risposta che non deve superare i 120 secondi ad Alessandro, se ce la facciamo, in che modo Nestlé pensa alla sostenibilità con il suo piano per i coltivatori. Ok, 120 secondi, difficile dirlo in 120 secondi, provo a esercitare la sintesi. I tempi televisivi sono sempre molto stretti. Esatto, di solito lavoriamo sull'individuo, il contadino, sulle comunità, perché il contadino nei paesi d'origine lavora in comunità e tutta la filiera va sostenuta, e la parte del pianeta. Il che vuol dire concretamente che azioni facciamo, sosteniamo il contadino dandogli a prezzo politico le piante di caffè che siano resistenti ai cambi climatici e a tutti i cambiamenti che possono venire a livello di malattie anche in piantagione. Poi c'è la parte sicuramente di produzione responsabile, quindi basso consumo di acqua, quindi footprint, il carbon footprint, water footprint, quindi riduzione anche del consumo di acqua. E negli ultimi anni siamo arrivati a un meno 30% di produzione, e anche la parte del consumo responsabile, quindi spingiamo anche i consumatori in tutte le nostre comunicazioni a ridurre l'impatto sul pianeta. Questo è un po' come lavoriamo. Poi Nescafé Plan è tanto articolato, ma in 120 secondi questi sono un po' i dati fondamentali, i numeri li lascio ai documenti ufficiali. Beh, e allora noi ne approfitteremo per parlarne prossimamente sui nostri strumenti vendingnews.it, vendingtv.it, orecanews.it e orecatv.it. Amici, per il momento è tutto, oggi possiamo dire io c'ero quel giorno. Infatti. Ciao Andrei, grazie. Grazie a voi, buona visione a tutti. Ciao Alessandro, ci rivediamo presto con altra intervista. Io c'ero. Amici, non andate via perché SIGEP quest'anno riserva tantissime novità. Noi restiamo qui e circoliamo con telecamera e microfono per documentarvele.